celebra questa figura storica del chitarrismo americano, perché il blues quando è arrivato a Nashville è subito diventato country blues, e lo stile tipico è sempre quello, no? Sembra di essere a cavallo, no? Tipicamente saltellante. Sì, no, fare un concerto tutto così, però. Io vorrei raccontare tante cose. Ad esempio c'era il circolo di quelli un po' più anzianotti, della vecchia guardia, no? Degli appassionati di Chet Atkins, che si chiamavano Town Society, qualcosa del genere. Erano tutte persone di 60-70 anni che avevano iniziato a suonare proprio ai tempi di Chet Atkins. Veramente è stata un'esperienza unica. Tu trovarsi a Nashville come per un musicista essere, insomma, un bimbo in un negozio di giocattoli, perché ci sono chitarre dappertutto, anche negli uffici postali, nei posti, nei bar, nei posti di stare. E questa è così, questo è un piccolo mio omaggio, sempre tratto dal pezzo che si chiama Back to Nashville. È una cosa che dura poco, una cavalcata proprio brevissima, però tanto perché, insomma, anche io amo questo genere musicale, quindi Back to Nashville, ok. Thank you.